Vabbè, stavamo parlando. Ma c'eri tu, avevi detto che avevi impostato tutto, maestro. Io penso che imposti tutto alla fine. State preparando la cena? È la cena questa? No, no, la sto mangiando la frutta. Stamattina l'ho mangiata, ho mangiato una banana. Ancora. C'è la regia là dietro, raga. Simone, stiamo cucinando la pasta col tonno. Pasta col tonno. Col tonno. Ah, è buona la banana. Rifaldo, abbiamo una cosa in comune, allora. Chiamo anch'io, Prosta. Prosta. No, 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 la verdura esiste, noi la mangiamo la verdura, raga. Sono siciliana. Molto goliardica questa pasta, direi. Ah, ma sono le pennette rigate. E io prima di venire qui facevo palestra. Siamo anch'io, nice. No, non sono fidanzata. Senza occhiali? Questa è Zora senza occhiali. Buongiorno. Cosa ne pensate? Potrebbe andare bene come cosa? Sono abbastanza figa per farvi emozionare con un po' di No. pasta? No? No? No. No? No. No? No? No. Rimetto gli occhiali! No, pure con gli occhiali, la stessa cosa. È la stessa. Che lavori faceva il maestro? Ha fatto il muratore? Ha lavorato in ufficio? Poi cos'è che hai fatto? Tour. Il pittore? Lavorato Come un liberamente. pittore? Poi? Deposito materiale edili. Deposito materiali edili? Bobucat? Portato i Bobucat. Abbiamo fatto Scusa, ma io ti amo anch'io, ma... lavoro elettricista. Ho fatto pure l'elettricista. E poi ho studiato. Hai studiato come elettricista? Quando stacco? Tra un po'. Adesso mangiamo e stacco, raga. Mangiamo alle 6. Io ne mangio poca di pasta perché non è il caso di mangiare. Minchia, raga, se io non ingrasso qua, non ingrasso più. Una volta ero 58 kg, però non si vede, cioè non è che ero grossa. Adesso no, qua, no, sono scesa a 48, ho perso 10 kg quando ho fatto la dieta per dimagrire. Adesso che ero in massa, prima di venire qui ero 53 kg. Cos'è? È storta? Così? Pesano tutte e due 1 kg. Grazie, Fede Pezzo. Comunque credo sia pronta. Vieni, maestro, assaggiala. Perché stai facendo massa? Perché a me piacciono i muscoli. Non esageratamente. No, non la conosco proprio. No, non esagerato, ma a me. No, che schifo. Cioè, guarda. No, che schifo. Già così è troppo. Troppo, no, minchia. Sì. Sono un cazzo. Maschera. Ma che stai facendo?
No, se devo vedere tipo i muscoli. Vedi? No, non lo vedo. Ah, cioè, girati qua. No, se non si è visto, non si è visto. Non ho visto bene, girati. Poi le cosce non si vedono, però minchia, le cosce non... Io adesso ce l'ho piccolissima, prima ce l'avevo enorme. Comunque prima mi sono presa uno strappo, mi sa. Aia, mi fa male tipo dietro dal ginocchio. L'unica cosa sono le tette. Vabbè, ragazzi, sti cazzi. Cioè, nella vita ci sono un sacco di cose importanti. Le tette passano in secondo piano, secondo me. Cioè, non è che se non c'ha le tette non te la scopri. Oh! Capito, gioia! Amo! Ok. Aspetta. Certo. Oh, cazzo. Stavo sfondando la cucina. Non vedo più un cavolo. Aspetta. Ok. Sei che è troppo alto. Ok, vai. Facciamo un po' riscaldare. Aia. Sono presa troppo una storta prima. Mettiamo? Facciamo poco a poco, non lo so. Metti lì là. La metto qua, vero? No, così. Ma che sera c'è? Così va. Lasciate! Tutto il l'olio. Lasciate! Nicolai. No, no, così l'olio. Fermo! Fermo! No, 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 dai, dai! Non c'è bisogno! Mica stai saltando la pasta! Vuole fare sempre tutto il goliardico? Ma un po' di goliardico. Ma se non c'è bisogno di fare il goliardico? Oh, ecco qua. Maestro, questa è tutta per lei. No, io non mangio. Ogni volta quando si arriva al momento di mangiare... No, io non mangio. Ma maestro! Me l'ha fatta cucinare per niente. Ecco qua. La facciamo saltare. Ragazzi, sapete che un cuoco mi ha detto che a ogni pasta gli aggiunge un cucchiaio, mezzo cucchiaio di Philadelphia, perché la pasta diventa più cremosa. Sapete che io l'ho fatto ed è veramente... Cioè, non sta male, eh. Non sta male. Sputta. Secondo te com'è venuta? Uno schifo. Uno schifo? Te la mangi uguale, no? Tengo fame. Solo perché tengo fame. Ecco qua, guarda. Bella condita. Non con le dita. Magari dei piedi. Zola, esci i piedi. Ok, aspetta, amo! Spegni, per favore. Io non lo voglio quelli di quelle cose. Eh? Le cose sopra non lo voglio. Cosa? I Gregers. Ah, ok. I Gregers? Ah. Ok, questa è la mia. E poi, vabbè, maestro, lei poi farà il bis, no? Non lo so, ma vediamo. Se è buona, sì. Se non è buona, la butto. Vabbè, butta, ti devo dire, gioia. Ok. Tieni. Basta, ciao. La forchetta. Scusa? Scusa! Mi colpisci sempre lì. Tieni la forchetta. Grazie. Io mi prendo il cucchiaio, non fa niente. Adesso metto la fetta di cioccolata sopra. Ecco. Ti vuoi sedere? Ma dai, perché è come la mollica tostata, raga. Ti vuoi pensate? No, no, grazie. Dai, meglio del sushi c'è, dai. Meglio del sushi. Ma qualsiasi cosa è meglio del sushi.
troppo vino, però buona. Domanda seria, quali sono le cose... non ho letto più. C'è troppo vino, cazzo. Ragazzi, io quello che ho studiato io facevo schifo io. Le prime cose che guardo in un ragazzo? Il viso? Facciate! E poi buono. È il viso quello che guardo prima. A me piace tipo... con la mascella tipo così pronunciata, tipo tutto squadrato. Con gli zigomi alti, tipo le guance non piene, tipo tutto. L'hai visto il tipo il modello che ti ho fatto vedere? Magari roba coppie. Se devi visto troppi film, devi. Vabbè. Mi chiamo Zora. No, raga, la forchetta sporca. Non mi piace la pasta con i ricci. Ah, ho capito. Cosa? Ho capito che dispiace a lei. Non sono di Messina. Marsala. Lasciate! Io mi dissocio. Tu cosa guardi in una donna? Gli occhi. Gli occhi? Come ti piacciono? Ti leggo. Cosa leggi? Non te posso dire. Eh? Non te posso dire. Perché? Sono segreti questi. Mi si già nel cuore. Chi sei, draghetto? Dice che leggi le tette. Ah? Sa leggere le tette? Sì, dopo arrivo pure. Ma quello te, diciamo dopo se arrivo. Mica le tette tipo... Tette o culo, maestro? Sì, ho il diploma. Culo. 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 Oh, non sto affogando. Prendi l'acqua. Non c'è. Prendi il succo. Andiamo bene. The virtual, io voglio stare single. Devi morire.
forte. Sì, sì, raga, mangio, mangio. Un altro poco? No, altro no, poco. Sì, anche delusioni d'amore, però non per quello, è stato perché prima di tutto non mi riesco più a fidare di una persona al 100%. Seconda cosa perché sono bloccata, terza cosa perché voglio pensare al mio futuro, quindi voglio crearmelo da sola il futuro. Cosa? Te la devo aprire? Non è così. Eh? Bevi. Non mi piace. Perché? Non mi piace il tè. E che ti bevi? L'acqua. Dimmi. Eh? Lo so. No. Mi bevo il succo all'arancia. Non aprirlo. Sì, un giorno lo troverò una persona... la persona giusta, diciamo. Ma adesso che ho 21 anni voglio pensare a me. Tengo fame. Mangia. Matteo tra un po' arriva. Raga, l'ho trovato con i soldi, non me ne frega niente. Cioè, conosco un sacco di gente che c'ha soldi, ma non me ne frega un cazzo. Vuoi l'amore? Mm? Tu cerchi l'amore? No, voglio cerchi? Stare sola. Ma dico, che cerchi in un futuro? Nel futuro? Mi voglio realizzare... Che può fare? Ah, io nel futuro mi vedo da sola che mi faccio una casa mia e poi più là incontrerò una persona. Io mi vedo da solo con 12 donne. Però sei da solo con 12 donne? No. Tutti sposati. Sola con i gatti. Grazie Gabri. Io voglio fare lo shake. Ma io vivo in società, raga, però in questo momento sono bloccata. È inutile che, mi forzi. No, no, no. Inutile forzarmi, raga. Sono così. Vabbè, ti piacciono i fotomodelli allora? Eh? Ti piacciono i fotomodelli? Troppo belli per stare con me. È la verità. A te ti piace? Eh? A te ti piace? Non mi piacciono quando mi leccano l'orecchio. Non mi piace. Uno mi ha scritto che mi vuole leccare l'orecchio. Maestro, si fermi. Comunque non era male. Aiutami fa. Ieri non ho mangiato il cinese, aiuto. No. Non mi piace il caffè. È lì, dalle! Vado a prendere il pane. Ha!
Andrea Neme, già sa la risposta qual è. E a pesco limone tutte e due mi hanno. A me non me ne piace manco uno. Intrattenimento! Il cazzo! Sì! Che cazzo c'ho in testa? Ragazza, ragazza. Ragazza. Sì, ma sono un altro. Ragazzi! E tornare a casa, è normale, ragazzi. Vai con i carboidrati. Quante relazioni serie hai avuto, Zora? Maestro, sono stata fidanzata per tre volte. Ci vuole solo una grande pugnetta. Buona domenica. Grazie mille, bello, sufficiente. Mezz'ora per avere un... Mezz'ora di nome di fatto. Sì. Grazie tesoro. Prego. È un po' strano. Ah, anche la mia. Marisca. Ma ci ha dato? Adesso ci ha dato la fettina. No. Allora è finita, ragazzi. La stanotte finisce la live. Sei contento tu? L'ultima relazione. Cioè, sono single da. Sono single da un anno e mezzo. Non sai so quando sono single io? Da quando? Per scelta. Meglio così. Ma mi sono trovato bene, sai? Sì. Sono 4-5 anni. Hai. Minchia. Vabbè, vuol dire che sei serio? No, perché ho deciso di stare su. Non è scocciato. Il mio canale Twitch si chiama me-zora. Posso zuppare i panni? Eh? Va. Vedi, abbiamo già una cosa in comune. Step Creep, cosa intendi per serie? Allora, le prime io non le prendo come serie perché ero piccola, non capivo bene cosa voleva dire stare con una persona. Ti posso parlare dell'ultima, che ero più matura. Lì pensavo addirittura di andare a vivere con il mio ragazzo. Ma allora non è che single nessuno mi vuole. C'entra. Single che ho deciso io. Bravo. Però sono divertito. Sono voglio fanno. La famiglia figlia ti sta lanzando. E io ho fame.
Ma se vi dico che voglio stare single, perché mi dite di stare col maestro? Ma io sto qui. Sono fatta malissimo. Niente raga, la pentola ormai è pulita. Guarda che cosa fa. È la Nutella? No. Più tardi ci mangiamo 4 ore. Anch'io ho ancora fame. Diavolo. Ragazzi, fame, Zora. Ma allora io mangerei tipo non so quante cose. Devo stare russando. Mi tengo fa. Siete disumani. Raga. Ma se prendo la Nutella ci facciamo una fetta di pane con la Nutella? Come dolce? Però riscaldato. No, io non la voglio riscaldata. Okay. Ma c'è la Nutella qui. Ci sto. Dove? Vedi sopra no. A zero. Ce la fai passare? Dove? Ah qua. Non la vedevo, raga. Il sugo, vedi tu. E l'ho visto. Ma minchia, il sugo fuori dal frigo. Ok. Ah. Oh cazzo. Aspetta, scaldo un attimo io. Scalda. Io non mi alzo. Io sono felicissima quando mangio la Nutella, raga. Quando ho fatto la dieta per dimagrire non ho mangiato Nutella per mesi e mesi. Ci sono riuscita, eh. Io se voglio una cosa la faccio. Però, raga, madonna. Poi appena l'ho mangiata dopo mesi è stato... Wow. Bellissimo. Cioè, io ho iniziato a mangiare Nutella da quando avevo 3 anni. Metto io? Spammo tutto. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, basta. Buono. Buono. Intrattenimento! Sì, cazzo! Sì! No, pacci se pesco palle, porco diavolo! Buon, buon, buon. Riscaldato? 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 Ma io devo riscaldare il microonde. Ah, sì. Panza? No? La vicina a pecorina! Il riso nel microonde. Io no. Non l'ho messo. Io il microonde non lo uso mai. Era una forza. Chi che l'aveva messo nel microonde? Quella quando l'ha. Ma cosa hai fatto? È strano. È stato fino alle 4. Alle 3. Quando era 3?
ingassarla, vero? No. Ma con me? Ma perché io a casa mia facevo la dieta, andavo in palestra, non faccio un caffo. Tutte le donne che stanno con me a casa qui, grazie per la mia vita. Mmm, ti capisco, Zora. Come hai detto te, pensa a te stessa e al tuo futuro. Sei una persona d'oro, divertentissima e bella. Troverai senz'altro la tua dolce metà. Spero che qualcuno dei due saprà almeno cucinare. Buona mangiata. Grazie mille. Buona è alla festa biscottata con la Nutella. No. Ma il pane con la Nutella, raga. Matteo, primo, i miei genitori dicono che mangio poco. Posso venire a casa tua? È sufficiente, Matteo. Cioè l'acqua in camera mia, se vuoi, ma ci ho bevuto io. Comunque ti senti stanco, Matteozzo nostro? Forza ancora un po'. Stanco no, ma non c'ho la voce e... No, voglio... Stanco no, ma non c'ho la voce. Non c'ho la voce, ragazzi, Matteo. Veramente, eh? Tipo stai... Ehi, Matteo, che fai? Matteo? Sì, sì. No, vabbè, io non stremo. Matteo, non stremo. Fatti doppiare da schianto, dicono. Che 500 pizza, poi, sufficiente. Grazie. Dai, siamo tornati sotto i 12 ore. Dai, vai! Sotto, siamo sopra le 12 ore, Matteo. Zitto, zitto, Matteo, zitto! Allora, c'è la pellicola trasparente. Siamo a 521 ore. Madonna. Hai più pancia di schianto. Raga, ma che poi non ho mangiato. Hai ragione. Io stamattina mi sono sentita malissimo, eh. Cioè, stamattina meno male che c'era schianto, perché cioè ieri mi ha fatto male quel sushi. Te l'ho detto, pure a me mi ha fatto male. No, cioè, fatto ho, sono stata tutta la mattina con la nausea. Pure io. Io non, allora non era burro, cioè non me lo sono mangiato io. Dico proprio non era burro. Io non ho mai mangiato, solo uno mangiato. Guarda che io conosco una persona che è andata a mangiare al sushi. Cioè, una persona che conosce questa persona che è andata a mangiare al sushi. No, è mio, mio. E lo sai cosa ha fatto? E, è morto. Perché il... lo so, fammi toccare ferro. Dov'è il ferro? È rischioso. Se non è fatto bene il sushi... Cioè, la salmonella. Non è che parliamo di cose. Io lavoro, dopo che ho mangiato il sushi ieri.
È un virus alle corde vocali. Già che ieri devi dare quando sono iniziato la live. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma le asciugamani e il prelievo del sangue e i funghi ai piedi e la micosi. Dai, dai, ora do una bella lavata. Sì, qua. Noi andiamo subito. Poi per il timer 20 minuti. Va bene. Ma è domenica, lo ci Ah, vabbè, non è aperto. Lo spiego. Sì, lontano. Dico tutto, no? Raga, io devo pulire la cucina. Se poi una live. Volete la live col cellulare, raga? E andiamo a far spesa? Io in 5 minuti la pulisco la cucina, se... Però, se puoi... No, io non voglio riposare, cioè sono stanca. Se volete compagnia ci sono. Sì. Mi metto un altro sguardo? Sì. Perché sguardo mi metto? Di tutto? Sì, mi... Facciate! La pelle d'oca! Sì, però qua c'è la fetta di pane con la Nutella. Ti amo! Amo! Oh mio Dio, ho sentito dire amo da Matteo! Amo! Beh, faccio presto! Tuo padre aveva comprato la scopa, se... Dove l'ha messa? Dai! Devo scovare per terra! Io mi sto zitta, raga, se no qua... Cioè, mi capite sempre male, non lo so io. Ci avrei provato a spudorare con te. Non sei fidanzato, però... Sotto i denti! No, è vero, raga, si amano, questo posso dire. Io sono felice che stai passando. A me cacare. Comunque la vogliono la live con il cellulare. La vicina a Pecorina! Grazie mille X Mr. Joyita del sub, grazie mille. E anche a Nidammo per aver regalato la sub, grazie belli miei. Volete che andiamo al ristorante, a fa spesa? Live?
Aspetta, eh. Stanno guardando ancora me. Scusate, raga, è che sto facendo veloce per non farli aspettare. Grazie mille, Thunderbust, un bacione. Quanti mesi? Un, due. Ma che bello questo bacio, tesorino, mi è piaciuto un sacco. Amo. Ma sai che stamattina ho fatto dissing a David House? Sì, l'ho dissato a David House. Amo. Perché voraggio? Così per gioco. Mi è piaciuto il dissing stamattina, raga. Minchia, sembro ingrassata di 10 kg, 20 kg, ragazzi. Amo. Grazie mille del sub, Sabo Glombo e GK610. Questa non è più la mia postazione. Di chi è? Non lo so. Tutto mezzo disordinato, tutto mezzo. Vabbè. Grazie mille Sabo Colombo, grazie mille Vanderale per aver regalato il sub a GK610, grazie mille. Leandro, vedi se ci sono bicchieri là? Qua non scende. Comunque ci sono le emote nuove, ragazzi, le avete viste? Ma a breve arriverà pure le emote de... Ma sono tante emote, eh. Quante? Non lo so. Guarda. Madonna. Giuro, sì. 5, 10, sì. 10, 20. Ragazzi, questo non è più. E ce n'ho un'altra da mettere, però la sta preparando. Ne devo mettere altre due. Ne devo preparare. Vuoi restare una serie? Restare una serie? Sì. Senti, puoi camminare un attimo a destra e a sinistra? Ma ti sei cagata sotto che dicono che cammini così, insomma, un po'. Se devo camminare così? Va bene? Ma guarda come ridono, mi prendete in giro. Che cattivi. Sono a 104. Comunque ieri siamo passati davanti al cartello dell'INPS, ci volevamo fermare. Peccato, non siamo riusciti a trovare l'INPS, raga. Io ero disposta a fare la fotografia per voi. Veramente.
C'è sempre il fotomontaggio, eh? C'è sempre il fotomontaggio. Ti metti in posa. Ma sì, per il tuo profilo, dai. Volete il fotomontaggio? Zora 104. Zora 104. La moto 104. Poi ve lo faccio poi vedere. 104 su... è una stazione radio, non è un... No, quella è 105. Vabbè, 104 è la tua stazione, no? Si sente doppio, lo so, raga. Vabbè, allora faremo questa 104, raga. Con le moto 104 nel canale. Beh raga, comunque finché autoironia va bene. Però se poi dobbiamo esagerare di nuovo come l'altra volta, no. Esagerato. L'importante è non esagerare. Sì, sì, se pesco palle porcoliamo! No. Allora ok. A me cacare. No, no, non so. Non citare altri streamer, non li dovete citare, cazzo! Ma il maestro sta facendo crollare tutto. Non so se lo vedete. Sta facendo crollare tutto. Amo, smettila! Dove è andato il maestro? Ecco qua. Amo, che c'hai? Dimmi, sei triste? Non lo conosco. Dimmi. Tieni tu il cellulare? Sì, lo posso tenere io. Io mi fido dei nostri fan. Oh, meglio, meglio. Sono strana? Lo so, me lo dicono tutti. Zora 104. Che cazzo stai dicendo? No, la 104ista. La 104 mod, raga. Vabbè. Ehi, Zora, se tu fai la mongola mi pare ovvio che poi ti dicono Zora 104. Si è buggato, ragazzi. Sì, era un bug, scusate. Guardate come era il bug. Scusa. Zora 104. Zora 104. Scusate, qualche volta. È un piccolo bug che devo sistemare. Lo dovevo correggere, per vedere l'altra volta. Zora 104. Zora 104. Donate anche voi i soldi per curare la 104 di Zora. Sto facendo... Basta. Amo. Matte, io ti avevo preparato la fetta pane e Nutella. Matteo non c'è. Duro.
iPhone 104. Cosa li paga a te? C'ho un bug. Sono 104. Sono 104. No, devo andare meglio, non è così. E vabbè, l'ho fatto io. No, devi va, no. Sono 104. Lo fa pure lì, così. Sono pure la da. Ok ragazzi, basta, faccio la serie, dai. E allora, non è che siamo qua a non lo so fare qualcosa. Cioè, siamo qua a non fare un cazzo. Noi siamo qua per non fare un cazzo, capite? E allora, Zola, parli sempre e non fai un cazzo. E non sai giocare, non sai cucinare, non sai pulire. Io non lo so. Ma dov'è il sapone qua? Ah? Non lo so, io non l'ho fatto mai. Non ci riesco. Fate battute adesso. Già vedo Matteo che è pronto lì a fare battute. Scordato di asciugare quello. E te l'ho detto, no. Cosa? No, insieme a me non facciamo niente a Sara. Ma io voglio Sara. Io voglio da Sara. Oh, Sara! No, a tre no, io voglio Sara. No, pacci se pesco pane, porcoliamo! No, io... Io lo dico che qui stiamo tranquillo. Non ti tradisco. Ti amo. Amo. Ma cos'è? Ma chi è che ha messo qua? Ma questo deve stare qua dentro? Allora devo fare un po' di sistemazione. Basta, e allora? Te lo dice da su? No, perché, capito? Quando io sentire odore di banana, subito pensare. Non la conoscevo. Non la conoscevo. Mi socio. Era una filastrocca che cantavo. Me la ricordo pure io. Alle elementari, da bambino. Me la ricordo pure io. Pensare a... Com'era quello? C'era quello mio preferito. La conta mia preferita, non mi ricordo qual era. Era quello là. Sì, mi piace. Come faceva? C'era il melone. Divento. Raga, mi aiutate? Quella là che faceva così. Quella che faceva così. Quella là così. Come si chiamava? Allora, quindi è buono. Ah no, va bene. Grazie.
Allora ragazzi, un attimo solo che sistemo qui col cellulare. Due cose. Allora, il mio selfie o sta il bastone selfie? Ok. Allora, riavvio un attimo il cellulare. Il modem dove sta? Me lo prendi per favore? Quello che ho usato nel video. Eh? L'ho usato l'altro giorno? Sì. Lo voglio denunciare perché da quando sono andato a mangiare là mi sono andate via le corde vocali. Mi è andata via la voce. La vicina a pecorina! Sì. Non c'ho più la voce. Scarico. Quell'altro? Se carico metto quell'altro. Sì. Ma metto su un altro po' bene. Mettilo a caricarlo. Lasciate! Allora, se fossi stato a Milano e dintorni, avrei fatto tranquillamente live al supermercato. Ma stando a Fermo, un posto dove mi conoscono tutti conoscono la mia famiglia. Basta vedere l'altro giorno quando sono andato al Medano, quello che è successo. Buono! Sta carica? Sì. Cambia web, dai, mi vado a preparare così almeno... Puzzo di pesce. No, non puzzo tantissimo, ma... Si sta accendendo. Ma neanche tanto. Ah, no, c'è schifo. C'è schifo pesce. Mi sentivo proprio questo. Io dopo sono mangiato lo sushi e mi è andata via la voce. Ma il sapore del pesce proprio che era brutto. No, non puzzo, ragazzi, no, non puzzo. Ma sono fatta ieri la doccia, non puzzo, però una lavata me la faccio.